Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, ha ritenuto che la pericolosità sociale di Alessandro Figliomeni, ex sindaco di Siderno, non possa ritenersi attuale ed ha pertanto accolto l'istanza di revoca presentata dall'avvocato Vincenzo Nobile avverso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 3 anni che era stata disposta con decreto del 2012. L'originario giudizio del Tribunale Regino aveva tenuto conto del procedimento nel quale l'ex sindaco era rimasto coinvolto, quello seguito all'operazione Recupero Bene Comune, nel quale Figliomeni è stato condannato a 12 anni di reclusione, quale partecipe di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo l'accusa, sostenuta dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, l'ingegnere Figliomeni sarebbe stato partecipe della cosca Commisso, nella quale avrebbe avuto il ruolo di uomo politico di riferimento. Nell'interesse dell'ex amministratore, l'avvocato Nobile ha depositato un'istanza di revoca nella quale si evidenziava, fra l'altro, che Alessandro Figliomeni ha tenuto un positivo percorso carcerario nel quale ha dato prova di un impegno attivo nelle attività di risocializzazione recepito dal Tribunale, che sul punto ha acquisito della documentazione composta dalle relazioni redatte dagli istituti in cui è stato ristretto. La difesa ha rilevato che Figliomeni, oggi 67enne, da tempo si dedica esclusivamente ai suoi interessi culturali e alla famiglia, oltre alla documentata attività di volontariato nell'ambito di un'associazione di Siderno. Quindi il decorso temporale in esecuzione pena, durante il quale Figliomeni ha dato prova di aderire con impegno alla proposta rieducativa in uno con l'attuale svolgimento di attività di volontariato sociale e con l'assenza di condotte espressive di pericolosità sociale in tempi recenti, consentendo quindi di ritenere non più attuale la pericolosità sociale dell'ex sindaco al quale deve disporsi la revoca della misura imposta. L'ex sindaco di Siderno Figliomeni era tornato in libertà su richiesta della difesa per decorrenza massima dei termini nel dicembre del 2016, dopo 6 anni dall'arresto avvenuto nell'ambito della maxi operazione Recupero Bene Comune. La Corte di Cassazione, nel maggio 2018, aveva confermato la sentenza di condanna disposta dalla Corte d'Appello Regina nel 2016 a complessivi 12 anni di reclusione per associazione mafiosa. L'ex sindaco ha finito di scontare la pena a giugno 2021. Ieri il tribunale ha revocato la sorveglianza speciale per 3 anni comminata nel 2012.